dice: uomo o donna? Donna. Una donna? È tutto quello che mi puoi dire, non mi puoi dire qualche cos'altro? Dicono che abbia molto stile, ma forse è solo una montatura. Perché non ne ha? Diciamo che è elegante, elegante come mia nonna. Ma che razza di indizi mi dai? Sincerità per sincerità, lei di sicuro questi indizi li apprezzerebbe moltissimo. Mi girate? Facciamo così, ti mostro la clip. Color nero e occhiale nero e solo labbro rosso, e questo da altra parte è verde e pochino marroni, un po' di marroni e con la colorata, io no, penso di sì, io non la so. Ragazzi, ma veramente qua devo essere il genio della lampada. Faccio un passo avanti? Dai, fai un passo avanti. Ah, ma che piacere! Ciao, la Salma Pippa, mi hanno detto così. Beh, questo è diciamo il soprannome, ma in arte? Arisa. Arisa, grazie di essere con noi. E adesso la scheda dei miei collaboratori. Ok. Rosalba Pippa, è un nome curioso. A me piace molto, capisco che però uno si cambia da Pippa in Arisha, è un pochino più elegante, è una cantante con gli occhiali grossi, girovita grossa, un pochino pesantella di corpo. Io credo che per un artista, un cantante, un fisico allenato è importante perché ti aiuta a cantare meglio, ma soprattutto ti dona un bel corpo, e quando hai un bel corpo non gliene frega niente a nessuno se non sai cantare. Arisa ad alba all'oscuro, bene! Allora, qual è l'ultimo contratto che hai firmato? Ne firmo tantissimi e li sciolgo anche tutti. Beh, che brava. Beh, qui no, questo non lo puoi sciogliere però, eh? Ok. Lo sai. Allora, vuoi leggere il contratto e poi firmarlo? Spero che tu abbia una penna. Lo leggo ad alta voce? Sì. Allora, io sottoscritta Arisa, pienamente capace di intendere e di volere, questo lo dite voi, dichiaro sul mio onore che risponderò sinceramente in maniera compiuta solo e soltanto alle domande del programma Alba all'Oscuro, racchiuse nelle buste di fronte a me, quindi non posso rispondere ad altre domande. Questo lo dicono loro perché sono degli invidiosi nei miei confronti per la mia geniale intelligenza e capacità di formulare così a braccio. Ok. Hai firmato? Sì, sì. Posso vedere? Vuoi che te lo do? Ecco. Ecco, con il nome d'arte o con il nome vero? Io firmo col nome vero. E quando ti chiamano nella vita normale tu sei? Rosalba. Rosalba. Rosalba all'oscuro in questo caso. Sì. Io non ho veramente la minima idea di quale sia il tuo vero carattere, la tua vera personalità, ma lo scoprirò attraverso le domande di Sabelli. Ok. Che come sai io non conosco come te, esattamente come te. Allora, leggo testualmente. Ti chiami Rosalba Pippa, ma hai scelto come nome Arisa. Avevi paura che ti dicessero sei una pippa? Sì, certo. Te lo dicevano? No, in realtà me l'hanno detto per tanto tempo, poi ad un certo punto non me ne sono più preoccupata, e quando non me ne sono più preoccupata io hanno iniziato a preoccuparsi gli altri, a preoccuparsene gli altri. È un classico. Sì, in realtà io mi chiamerei oggi senza problemi Rosalba Pippa, anche perché mi piace, lo trovo mio. Però anche Arisa appartiene a me perché è l'acronimo della mia famiglia, quindi... Ah sì? Sì, sì. Allora, con sincerità, trovi che si veda molto che mi sono rifatta? Un po' sì. Dove? Qui. E poi? Qui. No. Quelli sono tuoi? Sì. Non so riconoscerli. No, no, tocca. Vai, vai, schiaccia. Beh, senti l'osso. Sono tuoi. Oh. Sono suoi. Puoi dichiararlo, per cortesia. Sono suoi, però non me ne intendo io. Allora, andiamo avanti. Hai mai pagato un uomo? No. Beh, c'è tanti modi di pagare, anche pagare una cena, pagare... Beh, sì, allora sì. Solo una cena? Anche altro, però non... Tipo? Non ci va... La benzina? Anche, ma si fa un po' e un po', nel senso che di solito quando si è ragazzi le difficoltà sono da... Sono da tutte e due le parti, quindi ci si aiuta quando si ha. Vedi, oramai lo faccio con
Il religioso silenzio è come se fosse il mio lavoro, hai capito? Okay. Giro la ruota. Chi è meglio tra me e la Cabello? Io non ti conosco tanto, l'abbiamo detto prima. Con Vicky io ormai credo di aver creato un piccolo sodalizio, nel senso che ci stimiamo molto, ci vogliamo bene e chissà, magari se lavorassi con te. Quindi vuoi dirmi che preferisci la Cabello? Per ora sì, mi dispiace. Questo è un colpo basso, eh? L'avete fatto apposta, perché fa sempre parte dell'invidia. Giriamo la domanda. Hai fatto molte puntate con Vicky? Sì. Ma vedrai che dopo tornerai da me più felice che... Quando vedi un bellissimo gay, che cosa pensi? Che spreco. E hai mai provato a rimediare? No, però mi è capitato una volta di dire a un ragazzo gay che se non lo fosse stato mi sarei innamorata di lui. E lui che cosa ti ha risposto? Peccato. Prossima domanda. In sincerità, la tua canzone più famosa, tu canti e fare e rifare l'amore per ore, per ore, per ore. Quante ore? Io voglio sapere qual è il tuo, anzi lui vuole sapere quant'è il tuo record personale. Scusami. Non lo posso dire. Contratto. Ok. Beh, io in un weekend l'ho fatto anche 20 volte. Ti spiacerebbe scrivermi qua il numero di stai ancora con questa persona? No. Il numero di telefono, perché Sì. servirebbe un po' a tutte noi, potreste farci. Ma 20 volte da 5 minuti l'una? No, anche di più, cioè nel senso che all'inizio, soprattutto quando abiti in due posti diversi, no? Io ho sempre Quando... abitato in posti diversi, ma 20 ore ti pregherei di lasciarmi Non lì. 20 ore. A volte più a lungo, a No, ma volte meno a io lungo, insomma. lascio il numero, Ok. grazie. Allora, andiamo avanti, io giro, giro, giro. Ah, prossima domanda. Vediamo, eh. È vero che ti piace farti prendere a schiaffi quando fai l'amore? A te no? Sì. Brava, complimenti. L'avevi già detta però questa cosa. Beh, Ma sì. come lo sapeva la Cabello che ti piaceva farti Ma prendere no, schiaffi? quella è una domanda che lei fa nel cielo manca, no? Invece dare gli schiaffi mentre fai l'amore ti No, piace? Solo no, prenderli? no. Ma alle donne piace essere Hai possedute, ragione, no? come ti capisco. Ecco. Sì, vediamo il filmato. Ok. Bellissima voce, grossa interprete. Il primo anno di Sanremo, tanti giornalisti mi chiamarono convinti che fossi io a inventare questo look di questa ragazza. Un consiglio che ti do: diventa meno clown di te stessa. Hai una voce incredibile, un'ottima interpretazione. Fregatene di tutti gli orpelli e di questo cambiare in continuazione. Fatti crescere i capelli, sii un amazzone, tutti i capelli tirati e tira fuori questa voce incredibile che hai. Bocca al lupo. Come diceva Modovar, ognuno è più felice, questa me la fate dire. Ognuno è più felice quanto assomiglia all'ideale che ha di se stesso, Sì. no? Brava, brava, vedi? Grazie, grazie. Va bene. Che differenza c'è tra te e Mina? C'è un abisso tra me e Mina. Mina è Mina, io sono Rosalba Pippa, quindi insomma, mi Beh, ma lei. piacerebbe tanto diventare come lei. Però oggi il divismo è una cosa molto... cioè le dive non esistono più. Lei era una gran diva, una gran donna, una grande interprete. Perché mi fai questa domanda? Perché tu pensi che ci siano delle similitudini? Questa la fa Sabelli, bisognerebbe chiederglielo a lui, però immagino che lui immagini che tu pensi di avere un talento o perlomeno che dichiari l'esatto contrario, cioè ti vuole mettere chiaramente in una situazione di difficoltà. Io non penso di avere un grandissimo talento, però credo di fare con molta onestà quello che faccio e quindi di far trasparire molto del mio stomaco e del mio Quindi cuore. il tuo talento reale qual è? Secondo me, senza volermi sviolinare per forza, No, devi dirlo con onestà. è la voglia di dare senza, in tutto quello che faccio senza aspettarmi nulla in cambio. Quindi... Bene, però ti arriva molto in cambio, no?
Sì, mi arriva molto, perché prima o poi arriva. Giriamo, silenzio ci avvolse in questo momento dove dobbiamo riflettere sui nostri peccati. Amen. Vediamo la domanda successiva. Hai mai baciato una donna? Ci sono andata vicina, ma non l'ho mai baciata. Vorresti provare adesso con me? Proprio no, ti prego. Ma non perché, non ti piaccio, cioè, sei fantastica, però io ho capito bene, sai che quei dubbi ti vengono ad una certa età. A quale? Tipo 18, 19, sono passati 10 anni, mi piacciono moltissimo gli uomini. Hai sempre parlato con la voce di Paperino? A volte no. Questa accezione è molto simpatica, me la diede la D'Urso la prima volta. E mi disse che io ho la voce da Paperino, e sì, ce l'ho, però alle prime ore del mattino e di sera tardi ho una voce molto sensuale. Mi provi a fare quella del mattino o quella della sera tardi? Tipo, non lo so, forse vorrei andare a casa, No, capito? È così. Che sensualità, guarda. Hai ragione. Un filmato di un amico. Dagli amici mi guardi Dio, che da Benincasa ci penso io. La domanda sul tuo nuovo disco, visto che quest'anno non sarai a Sanremo, potrebbe essere quasi scontata. Invece voglio farti una domanda molto più diretta. Ma Beppe continua a giocare a calcetto il mercoledì e tu ad aspettarlo a casa, o è cambiato qualcosa nella vostra, diciamo, il nostro ménage personale? Un saluto ad Alisa. Allora, sicuramente Peppe continua a giocare a calcetto il mercoledì, ma io non lo aspetto più a casa. E che fai? Sto in un'altra casa, in un'altra città. Chi? Mia. E cioè? Ci siamo lasciati. Ah, quindi c'ha questo calcetto perché la domenica, il mercoledì mi lasci sempre sola, Beppe è stato scaricato? No. L'amore è una cosa misteriosa, e che anche se, insomma, tocca l'apice, tocca insomma dei livelli molto alti di intensità e di verità, finisce. La passione finisce, forse, l'amore eterno, no? Non lo so, devo ancora sperimentare. Altra domanda. Sei riuscita a perdere 10 kg? Mi vuoi dare qualche consiglio? Vuoi dare a Sabelli, che ne ha giustamente bisogno, qualche consiglio? Come hai fatto? In realtà mi sono sgonfiata perché ero molto stressata e avevo credo problemi di farmi nervosa, mangiavo tanto e mi addormentavo solo se ero bella piena, insomma. E poi quando ti togli le zavorre, ero anche appesantita da tante zavorre, poi le ho lasciate, non lo so, guarda, in realtà Sabelli e Alba, io sono stata catapultata in un mondo molto particolare, in un momento della mia vita dove già pensavo che non avrei fatto nulla di più di quello che facevo. A quanti anni hai avuto successo? 26. Beh, è giovanissima. Lo so, però facevo l'estetista, avevo il mio lavoro, avevo il mio fidanzato, ci provavo ma sempre meno, nel senso a fare la cantante, facevo sempre meno concorsi e quindi avevo abituato anche la mia persona a un tipo di logica molto più spicciola, quindi entrare nei meccanismi della discografia, delle redazioni manageriali, non lo so... È molto complicato e quindi un po' ti parte la brocca. Sì, è quasi inevitabile, però l'importante è esserne consapevole. Sì, no? Sì, l'importante è assestarsi. Sì. Parliamo di musica. C'è un cantante che ti faresti? Anzi, qual è? Lo devo dire? Pier Cortese. Pier Cortese. Perché? Perché è bello, mi piace. E solo lui?
Potendo scegliere, puoi scegliere anche Sting, tanto qui non abbiamo niente. Ah, di italiani dici? Tutto quello che vuoi. Ti ho detto che potresti farti. Che potresti? Che... questo te lo potresti fare. Ecco, no, nel senso che italiano, non me lo potrei fare comunque, ma in realtà, questa la tagliamo, per favore. se potessi andare a letto con qualcuno, internazionale Sting mi piacerebbe tanto, sì, ma sai che i cantanti non mi fanno tanto sesso. No. Mi piacciono più le persone normali. Non sono normali i cantanti? Sì, sono quelli, non lo so, quelli che fanno lavori semplici e anonimi. Ah, davvero? Sì. Bene, credo che saranno felici tutti. No, questa è veramente una schifezza di domanda. Se tu fossi una cantante, chi ti piacerebbe essere? Se io fossi una cantante? In questo momento in Italia mi piacerebbe essere molto Lavanoni, non lo so. Lavanoni? Anche Nina, naturalmente. Non scegli persone, ma Lavanoni, con tutto il rispetto per la sua straordinaria carriera, ma anche con l'età della Vanoni, cioè ti prenderesti oneri ed onori, quindi voglio dire età e talento? Sì. Ah, no, l'età ancora no, ti prego. No, dici, non lo so. Potendo scegliere avresti voluto essere la Vanoni. La Vanoni, okay. Mina, cioè, non lo so, vorrei essere un qualcosa che lascia una scia dietro di sé. Che ti cambia quel qualcosa che ti cambia, che fa la differenza. E solo loro l'hanno fatta? E la Oxa l'ha fatta la differenza, la Bertè ha fatto la differenza, la Patti Bravo ha fatto la differenza, la Pausini fa la differenza per quello che è riuscita a crearsi. Anche per i manager fa la differenza. Ecco, io per i manager concordo. La differenza non la faccio. Allora, giriamo, vediamo un po'. A tua discrezione questa. Per chi hai votato l'ultima volta? Io non voto da diversi anni. Perché? Perché non mi rendo conto, quando ne parlo con i miei amici o con le persone che mi stanno vicino, sono anche molto criticata per questa cosa. Però in realtà io non mi sento né di dare né di togliere a nessuno in questo momento. Ho le idee molto confuse e non ho un riferimento che possa in qualche modo saziare le mie sicurezze. E quindi non ti chiedo per la prossima volta per chi voterai. Voterai? Se ci saranno le elezioni adesso in Italia, tu andrai a votare? Sai che non lo so, credo di no. Giro. Vorresti avere una storia di sesso con Pippo Baudo? No. Ma dai. Però ragazzi, mi avete messo sullo stesso piano alla fine di Pippo Baudo, perché con me no, con Baudo nemmeno, siamo uguali. E vabbè, ma non direi, guarda. Se dovessi scegliere. Scegli me? Certo. Oh, abbiamo lo scoop finalmente. Però voglio tanto bene a Pippo. Anch'io voglio tanto bene a Pippo. A proposito. Ecco. Non so che cosa deciderai. Il giallo è un colore che ti piace? A volte. Senti, io ho una lettera che scriverò io, perché è così il gioco, e che tu però puoi decidere di inviare a chi ti pare. Sì, è solo che io non so a chi scriverla. Beh, ci sarà qualcuno. Io la scriverei a me. Scrivitela. Sei sicura che avrai una risposta? Sì. È un po' marzuliana come situazione, ma facciamolo. Sì. Cara Rosalba. Cara Rosalba, vorrei tanto che attuassi i tuoi buoni propositi per il nuovo anno. Sì. E che riuscissi ad amare e ad amarti un po' di più.
ti abbraccio, chiudo tutte le lettere così io. Forte? Forte. Cara Rosalba, vorrei tanto che attuassi i tuoi buoni propositi per il nuovo anno, che tu riuscissi ad amare e amarti un po' di più. Spesso viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda questi due sentimenti, no? Se non ci si ama, difficilmente si riesce ad amare. Mm-hmm. Bocca al lupo. Crepi. Per la città o per tutte le altre destinazioni? Per tutte le altre destinazioni. Tanto non abito in città. Allora perfetto. Non facciamo la truffa alle poste, non dovranno girare disperati. Grazie ancora. Grazie a te. A Rosalba, Pippa, Arisa. Grazie. Grazie. No, adesso però mi devi spiegare, intanto che stiamo andando. Sì. Allora, dunque, Mina, ecco, però ci sarà qualcun'altra che... Senti, ma il prossimo disco è sempre sulla stessa lunghezza d'onda? Vediamo. Ti saluto. Ciao. Non pensare che non ci vediamo. Luce? Questo personaggio è alto o basso? Grande statura. Grande statura in che senso? Morale? Fisica? Culturale. Non potresti darvi qualche indizio? È nato in Lombardia. Beh, così però non capisco veramente niente. Lo so, è difficile, dai, ti faccio capire, ti mando un indizio. Maschio? Molto bello, capelli bianco, ha un maschio attrattivo, fisicamente. Sì. Realmente un maschio attrattivo fisicamente, però ragazzi non ci ha capito niente. No, come faccio ad aver capito? Sporgiti un po'. No! Alba! Avete detto maschio! Ma Aldo, perché scusa, guarda, questa è una di quelle gaffe. Tu sai che sei qua perché non puoi assolutamente dire un tuo pensiero, che è già una stronzata quella che hai detto. Però tu non puoi accogliere Aldo Busi con una battuta di questo genere. Ritorniamo dentro. No, è se tu che dovresti andare fuori. Ah, già subito così? No, mi aggredisci? Io aspetto, cioè, tu hai detto una stronzata macista, stupida, da donna stupida. Non si arriva a 50 anni per dire... per accogliere un ospite come me sopra una battuta degli anni 50 da perfetta le democrazia cristiana. Dici anche tu cristiana. Battute degli anni 50. Io posso permettermi. Io perché non ti ho, io non ti ho detto, perché cara Alba, sì, ci siamo incontrati canotti di labbra rifatte. Boh, l'hai detto mille volte, a l'hai anche scritto anche, in due. Ma figura, perché tu ti puoi permettere io tutto, non ti, io non mi sono mai espresso su di te, sono sempre con simpatia. Benissimo. Perché essere omosessuale significa essere virili. Perché sei così aggressivo? No, me lo puoi dire senza aggredirmi. Perché tu con questa finta grazia da hai detto la sintesi di tutte quelle cose per le quali io ho lottato nella mia vita. Tu non arrivi qua e con una battuta di affossi 60 anni di lotte, perché io ho cominciato a lottare a 3 anni e vado per i 63. Quindi a te non è permesso, quindi noi facciamo questa cosa, tu adesso mi dai del lei... Io con lei non voglio più avere niente a che fare, se non formalmente, perché dobbiamo arrivare a fine di un contratto e di una parola data. D'accordo. Da me per gentilezza. Va bene. E neppure per soldi. Come vedi, ecco, non mi scompongo affatto. Bene. Tu di me hai detto ben peggio e io vorrei vedere con te la scheda. Anzi, vorrei vedere con lei la scheda, dottor Busi, va bene? Aldo Busi, a me mi piace tanto sto personaggio intellettuale che non è litigioso, bisogna saperlo un pochino prendere, interessante perché porta avanti sto discorso della cultura, bisogna essere corti, a lui per esempio gli piace tanto de legge, no? Anche perché noi siamo un paese in quanto italiani e molto antico fin dai tempi degli antichi romani, i quali antichi romani hanno costruito molti ruderi quali il Colosseo e gli scavi romani che ancora tutt'oggi tutto il mondo ci invidia. Aldo Busi, quanto mi piace. È corto, c'è niente da dire. Aldo Busi ad Alba all'oscuro. Bene, allora.
dottor Busi, come la devo anche chiamare? Se non mi dai del dottore, chiamami. Va bene, allora, però mi perdoni, lei mi deve dare del tu e io le devo dare, sì, del lei. Sì, questo è come minimo, proprio come minimo impatto, per dal, rispetto. Dal, sì, sì. Dal, a lei invece, sì, scusi, dalla le discente faccio, al docente. Le posso fare lei una... deve imparare molte cose, sì, mia cara. Sì, sicuramente, capito? Anche lei. Perché però, è più facile che lei diventi nonna che non donna intelligente. Davvero? Sì, sì, questa è assolutamente, vede, un'affermazione gratuita quanto la mia. No, prima. Non è assolutamente, sì, gratuita. Sì, ma lei crede che offendere sia un divertimento, no, solo per lei? No, lei è anche stata talmente offensiva. Sì, ma lei la prende veramente, sciocca, io credo che lei abbia... contro ogni senso dell'educazione, sì, dell'etichetta. Lei lo è anche stato televisiva. Parecchie volte. Io posso permettermi, no, questo lei non si, ed altro, lei si può permettere, perché io non appartengo posso... a nessun clan e a nessun nepotismo e a nessun familismo. Si e non faccio subito, la prezzemolina si fermi di subito, programma guardi, in programma. Lei può darmi dell'ignorante. Guardi, io non, darmi, ognuno è ignorante a modo suo. Stia zitto perché lei in questo momento è a casa mia. No, in questo momento io sono un ospite usurpato. Punto e basta. Allora, le quando lei finisce lei. Di parlare, quando lei finisce... Lei è libero di darmi dell'ignorante. Ma io non glielo do dell'ignorante. No, può darmi già della cretina. No, io le do dell'insulsa. Lei mi fa finire di parlare. Va bene, anche dell'insulsa. Però lei si deve mettere in testa una cosa, che non c'è solo lei che ha costruito la sua carriera sulla libertà e sull'onestà. La prego quindi, potendomi dare della cretina dell'insulto, quanto le pare? Nei confronti a me sono tutte delle gran regime. No, lei... Tutti, perché io in Italia sono la misura delle cose rette. Io sono un uomo lindo, non ho mai avuto una doppia vita, non ho scheletri nell'armadio, sì, non ho una partita doppia. Mi dispiace io sono dirle che non quello è solo. Che appaio sono e bene, sono allora la prego di dire qual è il mio cadavere nell'armadio. Ma chi se ne frega dei no, suoi lo cadaveri, dica. È già un cadavere lei. Ma chi se... lei può, guardi, può insultarmi quanto vuole. Ma io no, può io insultarmi vedo, quanto io vedo vuole, uno scheletro, ma lei io vedo è uno scheletro pregato, lei è pregato. Coperto di una polpa, come dire... Mm. Che anche se non ci fosse stata, guardi, sarebbe... non me ne può io vedo già meno. Il cadavere. Va bene, d'accordo. Ecco, quindi io sto dialogando con un cadavere. Mm, va bene, ok, parli. Ma lei è autodistruttiva, non io. Non mi sembra, ecco. Prego. Prego che cosa? Prego, il contratto ce l'ha davanti, può leggerlo per favore e firmarlo? Se lo desidera, ovviamente. Senza leggere? Ma... No, lo legga, la prego. Ma sì. Cioè, che cosa vengo qua a fare se non per rispondere sinceramente in maniera compiuta? Io godo nel servirmi degli altri per scoprire delle verità su me stesso. Mm. Perché essendo uno scrittore, ho bisogno degli altri anche come tramite per rivelare delle cose lei, a me, non felice, verso il mondo. Lei è felice che io le abbia dato questa grande occasione per sfogare tutti i suoi istinti. Ma io non bassi. Sono tanto felice. Lei li ha sfogati. Io penso che questa fa parte basta. Della metastasi però del paese. Scusi, lei ha aggravato la metastasi, sì, va bene. Politica, io ho aggravato civile la metastasi, e culturale ma del lei paese. Ha scocciato, no, francamente. Lei queste cose lei... qua non se le può permettere. Ma io mi posso permettere. Io mi posso permettere. Ma lei non può neanche rompere, capito, le scatole così per tutto il resto poi della puntata. La faccia finita perché ma adesso no, io vado avanti finché voglio. Va bene, la faccio finita perché sono un po' più accorto e quando, spiritoso di lei. Andiamo vedi, avanti. Non mi sembra proprio, ecco, mi sembra assolutamente aggressivo. Domanda. E peraltro, guardi, stranamente, non mi smuove un pelo. Guardi. Ma certo, ma anche perché i peli che aveva glieli hanno strappati tutti, quindi si sicurite... E questa invece è una battuta di grandissimo gusto. Beh, allora, vabbè, in un questa piacerà molto, almeno le darà, come dire, una certa caratura. Beh, no? Meno male, finalmente lo dice lei, io sono felice. Hai detto, sono una delle più grandi intelligenze d'Italia e vorrei, quando muoio, non trovarmi davanti un prete. Intendevi dire che la religione è roba per ignoranti? Io penso, ma la religione è roba per persone superstiziose che non avendo saputo vivere una vita qua, hanno bisogno di una vita nell'aldilà e quindi hanno sciupato soprattutto scusa, l'unica... Scusi, faccio una piccola ma eccezione. Ma lei non... mi lasci finire, lei non può, che cosa dice? Quello che dice lei lo sappiamo già. È quello che dice Aldo Busi che la gente vuole sapere. Ah, lei scusi. Stia zitta, faccia le domande allora, e non esca dal seminario. Grazie, ecco. Ci dia questa occasione. Io sono anticlericale. Sì. Derivo dall'illuminismo che in Italia non ha mai attecchito, a parte un po' ovviamente i fratelli Verri e poi dei delitti e delle pene, cioè, ma roba pochissima. Noi non abbiamo avuto un Voltaire, non abbiamo avuto un Diderot, soprattutto non abbiamo avuto una rivoluzione francese dove credo giustamente che la ghigliottina sia stata inventata finalmente per tagliare la testa ai preti, cioè a quelli che anche oggi... Da Hitler a Pinochet, a tutti gli altri, sempre si sono sposati naturalmente
con la destra più eversiva e più fascista di tutti i paesi del mondo. In questo momento non mi sembra, scusi. Ah no? Ma no, mi sembra che si stiano sposando più con un anti-berlusconismo in questa fase. No, io proprio non ce lo vedo, perché in questo momento la convenienza è questa. C'è un'alternativa appunto a questa destra? L'alternativa sono io e la mia opera. Accidenti. Chi non passa attraverso l'opera di Aldo Busi sotto Pinochet non può sapere che cosa è l'alternativa. Io mi ritengo una delle più grandi intelligenze dell'Occidente creata nel secolo. E le ricordo, anche se uno può prenderlo con beneficio di inventario, che Eugenio Montale disse di me, disse a me, che io ero la più bella intelligenza sprecata di Milano. Ma io glielo dico anche adesso che c'ha qualche anno in più. Sì, certo. Perché sa perché? Perché è troppo, diciamo... aggressivo. No, lei non vede l'aggressività. È troppo... Io non mi lascio mettere i piedi in testa e tantomeno i piedi sul testo. Allora, hai detto, perché dovrei desiderare di essere Flaubert quando ho la fortuna di essere Aldo Busi? Che cosa direbbe Flaubert davanti a una frase del genere? Beh, si inchinerebbe e direbbe chapeau. Moccia è come lei? Guardi, io non vorrei veramente pronunciarmi su quanto fa muffa, ne abbiamo già abbastanza nel paese. Pertanto non c'è differenza fra Busi o Flaubert o fra Flaubert e Omero. Noi siamo scrittori. È una razza che non ha niente a che vedere con la razza umana, perché la comprende. Ma neanche con i musicisti, per esempio. No, guardi, come ha detto, guardi, io sono del parere, come disse già Thomas Bernhardt, che la musica è l'arte degli imbecilli, perché come un po' anche l'arte tutti i musicisti saranno, perché non costa fatica. L'ascolti. Beh, non è vero. Ma per chi la fa, certo per chi la fa, ma io parlo della fruizione. Ma lei ha mai avuto il sospetto di avere torto su qualcosa, Busi? No, perché io, a differenza di lei, prima di dire una cosa faccio andare la lingua sette volte, a parte il resto. Bene, sì. Allora, vediamo che cosa dice di te Marina Ripa di Merano. Anche questo, non glielo dovevamo fare. Se fossi Aldo Busi... diciamo che terrei quella parte così iperbolica di polemica che è sempre molto simpatica e affascinante, però leverei senz'altro quello sfoggio di cultura che spesso fa, specialmente in un'occasione quando la fece patetica nell'Isola dei Famosi. Ecco, lo sfoggio di cultura per una persona colta come lui non ce n'è bisogno, specialmente su persone che non sono all'altezza, insomma. E anche forse questo dire continuamente che lui è il più grande scrittore vivente è ironica, è un po' un'iperbole, però io penso che lui ci crede veramente, e noi poveri sappiamo benissimo che è lontano dall'essere il più grande scrittore. Che cosa vogliamo dire? Ma io non voglio dire nulla, mi sembra strano che una signora che è apparsa tante volte in televisione non sappia che non dipende da te come appari, bensì dal montaggio. Poi io non lo so, la signora dice lo sfoggio di cultura, non mi sembra di fare sfoggio. Che cosa significa fare sfoggio di cultura? Io ho questo linguaggio perché io stranamente scrivo come parlo. Va bene, allora, ha detto non bisogna mettere le mutande alle parole. I tuoi libri sono campi per nudisti? I miei libri sono possono essere dei campi, ma per nudisti del sé fra sé. Di coloro che non si servono dei libri per proiettare sopra questi innocenti e incolpevoli le loro fantasie senza vedere cosa c'è scritto in effetti. Non si mettono le mutande alle parole, e faccio un esempio molto, molto, molto blando, quando noi sentiamo bip, bip, bip. È cosa che, di cui sarà pieno questo programma, tra l'altro. No, un'altra cosa, se ci fosse un filo da seguire, se non fossi sempre... interrotto, perché sai, la fabulazione richiede anche concentrazione sulla scelta delle parole, il tono, ritmo. Cioè, tu sai, il ritmo anche delle vabbè, allora passiamo oltre. Pensiero mancato. Beh, ce lo facciamo venire dopo, dai, tanto per te. Basta che venga. Va bene, chissà che non ti dia qualche... Tu sei pentito, quindi non sei pentito di essere andato all'Isola dei Famosi? No. No, perché... Appunto, Montale mi diceva, adesso mi ritorna in mente, quando gli feci questa telefonata, io gli dissi, ma Montale, dico, che cosa è la poesia? E lui mi rispose, è tutto quel poco che resta quando tutto il resto è morto. Me la ricordo questa frase.
mi disse anche che, perché io lo incontrai almeno 4-5 volte e lui parlava, io ascoltavo, perché mica potevo dire a Eugenio Montale scrivo anch'io, non come questi sgallettati, hai capito, che vengono da me, mi danno del tu e dicono scrivo anch'io, e cioè sono degli atteggiamenti veramente... Non gliel'hai mai detto? A chi? A Montale che tu scrivevi. Mai, non ha mai saputo nulla. Io sul mio primo passaporto che ho fatto a 19-20 anni, quando potevo, dopo... Io non faccio scrivere scrittore, faccio scrivere quello che ero, cameriere. Ma dai, che gesto di umiltà. Ma è per quello esagerata, che sono diventato Aldo Busi. Esagerata. È per quello che io sono Aldo Busi. Mentre un tutti quelli snob, che hanno scritto scrittore allora, adesso sono lì e fanno sguatteraggio nelle cucine. Quindi è una forma di... È una forma di metterci la testa, resistendo alla tentazione di far passare il sogno per una realtà già concretizzatasi. Quello che fanno tutti quanti, anche e soprattutto al governo. Quando tu mi dici vincerà la sinistra, in una recente trasmissione di Santoro, Rose Bindi ha detto noi vinceremo. Sì, l'ha detto anche Bersani. Cioè, mi sembra stranamente, in base a quali visioni, in base a quali certezze. Il fatto che magari la domanda che segue è il berlusconismo è finito? L'ho detto prima, non può essere finito perché il berlusconismo comincia con questa prima disgraziata legge sulla depenalizzazione del falso in bilancio, che è piaciuto molto, poi con i soldi che illegittimi, frutto di crimine, perché i soldi non tassati sono fonte di crimine. E tu lo sai, perché lo so io, perché io non ho un centesimo in nero, ma da sempre. Quindi mai. Vedi, non volevo essere ricattato, ho dovuto pensarci 40 anni fa per non essere ricattato oggi. Non è qualcosa che si improvvisa, devi resistere alla tentazione di dire lo dice, di sì. Lo io dice. Dicevo no, quando tutto di me gridava sì, perché avevo fame, avevo sonno, ero magari ammalato, avevo anche delle turbe nervose perché ero troppo stressato, troppo lontano dalla famiglia. Aldo, ma dicevo no. Aldo, ti posso dare una brutta notizia? Sì. Sai che ci sarà magari una piccola percentuale in questo paese del 20, del 30, del 10 di cui io mi sento di far parte, che magari non ha la tua cultura ma ha la tua stessa morale. Ma io sono ben felice, ma è su questo che conto. Ti è mai venuto conto. Questo sospetto? Ma io di è non grazie a solo, questi ecco. Che io resto qui. Ah. Perché lo dico allora sempre. Anche grazie a me. Beh, insomma, adesso sai. Non mettiamo insieme i fichi secchi con le pere ancora sull'albero. Io lo dico sempre, io non vado via dall'Italia e potrei permettermelo, sì. Dove potrei andare a morire serenamente, visto che qua sono sempre in subbuglio, mi sveglio di notte dalla rabbia. Ma saresti in subbuglio anche se andassi a Timbuktu. Non vado via io dall'Italia, perché se vado via io dall'Italia, l'Italia muore del tutto. Allora, hai detto, l'unico sesso sicuro in cui credo è quello che sono sicuro di aver fatto. Sì. Quello è sesso sicuro? Parlano più di sesso i gay o gli etero? E chi ne parla con maggiore competenza? Dunque, ci sono delle fasi nella vita, no? E ogni essere umano, ogni persona sperimenta che ci sono delle fasi. È molto difficile ed è controproducente, innanzitutto, essere, cioè etichettare e lasciarsi etichettare in quanto gusto, tendenza sessuale. Io sono contrario all'uso della parola gay, esattamente come sono contrario all'uso della parola etero, perché fermo restando l'assoluto rispetto e sacralità dei bambini, che non vanno confusi con i minori, perché oggi i minori, cioè i bambini sono tutti minori, ma i minori non sono più tutti bambini okay. E ne abbiamo degli esempi plateali. Vedi, ma insomma, non vorrei, certo, ci sarebbe veramente uno scorcio dell'Italia più nera e non più... solo dell'Italia, insomma. Ma però in Inghilterra, per esempio, salta fuori che ci sono circa 60.000 aborti fra ragazze con meno di 15 anni all'anno. Qua per una baby mamma, felicemente mamma, perché i genitori di entrambi hanno accettato il figlio, vediamo questa notizia negativa. Quante bambine, perché sono bambine, no? Quante bambine hanno abortito? Quante migliaia di bambine hanno abortito? Come? Dove? Perché? Con quali genitori accanto? Forse lontani? Questo io dico quando dico abbassate l'età
del consenso sessuale, perché riconoscete una totale dignità e responsabilità, e quindi aiutate anche a creargliela, al minore, perché il minore che ha dei genitori disgraziati, alcolizzati, drogati, assenti, che certamente non sanno neanche che cos'è un tricomonas o la clamidia, almeno il minore, per non parlare poi delle gravidanze indesiderate, avrà degli istituti, dei presidi medici. Credo che sappiano di più gestire le gravidanze che il tricomonas, comunque, voglio dire, nel senso che... Insomma, c'è un espandersi, un ritorno alle malattie sessuali più comuni, tremendo, quando si parla di parlare... Io mi asterrei dal dire come si fa a fare all'amore, no, ma certamente parlerei delle malattie venere trasmissibili. Questo sì, lo farei dall'asilo ormai, è troppo grave. Senti, abbiamo detto a dei cittadini, sì, che avevano fatto una strada a nome tuo. Sì. Vogliamo vedere quali, certo, sono stati i commenti? Quello che passa, questo è quello che passa al convento. Io mi chiamo Luciano Costa. Via Luciano Costa, mi piace. Praticamente questa via verrà intitolata ad Aldo Busi. Invece che Aristide, fanno Aldo Busi. Non più al radiologo Aristide Busi? La via cambierà nome. Non vedo perché, non lo so, il radiologo è più importante dello scrittore, secondo me, quindi... Chi è Aldo Busi? È uno scrittore simpatico, un po' esibizionista, ma non credo mai che gli intitoleranno una strada da vivo. Basta mettere appuntato. A Busi, soltanto ci siamo abituati. In genere nome delle vie si danno a personaggi o che non ci sono più, oppure anche più famosi. Hanno detto forse l'ha morto, però ha detto non credo gli intitolerà una. Ma io sono già posteriore a me stesso. Non tu preferisci essere vivo senza via o ma morto guarda, con la via? Alba, lì purtroppo dovrei far ricorso al mio spirito naturalmente malinconico. E quindi? E quindi non mi pronuncio. Va bene. Però io rifiuterei una via intestata a me da vivo e non lo vorrei neanche da morto. Cioè la rifiuteresti? Ah, totalmente. E perché? Ma perché mi sembra assurdo che la intestano a quale proiezione, a quale uomo che non hanno né conosciuto, né amato, né apprezzato, né rispettato? Ma non è che tutte le vie... Non è che perché quando si vie... parla di vilipendio della religione, no, si deve parlare di vilipendio di Aldo Quindi Busi. Non, sono, non questo... siamo degni di avere una via, no, intitolata io ad Aldo Busi. Se dovesse dipendere da me, non ci sarebbe mai questa diatriba, la via Pasolini sì, la via a Sandro Penna sì o no. Io non la voglio, non datemela. Tenetevele voi le vostre vie e le vostre piazze. Non le voglio. Io non voglio neanche. Non voglio che qualcuno si permetta a venirmi a portare sulla tomba i suoi bigliettini di merda, come fa con Arthur Rimbaud a Charleville-Mézières. Perché io sono stato lì. E toglimi una curiosità, sì, che ci dobbiamo fare sulla sua sulla nulla tua... perché io sarò cremato e poi con del che ne facciamo? Dimmelo, e poi sarò perché da leccare voglio sapere per degli eletti, pochissimi eletti. Quindi non so io se... non ci sarò. Non lo so, non davvero, lo so. Magari mi fai venire, dai su un po' magari di una mi fai venire, di... sai, dai, non vederci, sembra no, scritto bene. No, una leccatina di polvere sei di tu Busi. Che richiami, perché tu richiami il sesso, il desiderio, perché come dire se alla D'Urso ho detto che è un po' maialina dentro, a te fare un complimento di gran lunga superiore, tu sei proprio troia. Senti, a chi scriviamo? Scriviamo alla Parietti, cara Parietti. Cara, mi dici cara Parietti con due T. Parietti, sì, virgola. Sono curiosa di vedere. Mi ha fatto molto piacere sì? Farti una ramanzina. Aspetta. Punto. La cosa che mi consola di più. Che non hai capito, che mi consola. Di più. È che. Neppure stavolta. Sì. Ti sarà servita a qualcosa. Ti sarà, puoi starne certo. Servita. A qualcosa. Sappi che talvolta l'unica forma
l'unica forma di attacco è la resa. E baci. E baci. Non con ti rispondo punto. Perché non so cosa risponderà questa persona. Vabbè, ma magari la conosci, o magari fai finta di conoscerla. Ma io gli amando questa lettera, vediamo se la riceve, se ti risponde. Magari è un avatar magari non della Parietti. Magari manco ti risponde. Ma senti, faccia lei, occasione persa. Tuo, mai tuo. Dare una seconda occasione a chi perde la prima o non la sa sfruttare. Cara Parietti, mi ha fatto molto piacere farti una ramanzina. La cosa che mi consola di più è che neppure questa volta ti sarà servita qualcosa. Sappi che talvolta l'unica forma di attacco è la resa. E baci. E baci. Fammela vedere per vedere tuo... quanti errori hai fatto. No, non ne faccio tanti, sai. Io ero brava. Beh, sai, non c'erano neanche gli accenti, quindi il perché, Vabbè, ma che te ne frega. È molto importante. Firma tu, dai, guarda, così la facciamo finita. Non venderla subito su eBay. Ma certo, ma che stai scherzando? È la prima cosa che faccio questa sera. Paura che non me la paghino. Guarda, come questa roba qua, su eBay, la mia firma. Però fammela tenere perché non si sa mai... 800 euro. Ammazza, pensa da morto. Anche... Ma... Si compra tutto. Davvero? No, ma questa me la tengo cosa. Davvero, eh? Tutto potrò si dire compra, che mi hai scritto una lettera. Mi scriveva anche Fellini, guarda. Sì, ma lui era più di bocca buona. No, questo lo dici poi sai, tu. Lui non era che un regista. E quindi, volevo dirti che parlando di autografi... Parlando di autografi, sì. Io stesso, sì. Nell'87, quindi soltanto... Mm-hmm. No, forse nell'88-89... Mm-hmm. Volevo comprare un autografo di Arthur Rimbaud, era un fogliettino così. E quanto lo pagasti? No, io non ho potuto prenderlo, e costava 40 milioni. Mi fa anche okay, rima sai, io ne avevo 37-38, comunque avrei potuto fare un prestito, farmi fare un prestito, e un giapponese me lo fregò per 45. Beh. Quindi vedi, un fogliettino così, non dico che adesso, fosse le voyelle. Adesso vado a ripescare quello, devo, appena te ne vai tu, io vado a ripescare la lettera e me la porto in camera, non si sa mai, potrebbe essere la dote per mio figlio. Io ti ho fatto quell'autografo lì giusto perché così sono sicuro che non la userai per fare quello che io non posso più fare. Venghi, la prego, venghi. Andiamo verso l'uscita, mio caro guarda, Aldo. Aspetti che prendo. Lei lascia la giacca e gliela porto io, non so. No, guardi, non faccia io la so ghegia che non con me. No, ma io ci provo, da, dopo che mi ha detto che tutto sommato... Salutiamo i telespettatori, sì, queste povere no, vittime noi andiamo in là, di tanta verba.